ora fa campana, eccellenza nel panorama italiano. Gli addetti ai lavori chiedono però un'attenzione maggiore al settore per non perdere una tradizione artigianale, imprenditoriale, secolare. Pasquale Piscitelli. Creatori del bello che tramandano con le loro mani e conoscenze i segreti secolari fin dalla nascita della corporazione della nobile arte degli orefici, creata nel Medioevo tra questi vicoli del quartiere Pendino di Napoli. Oggi il borgo riunisce in un consorzio gli imprenditori artigiani che difendono l'antica, immutata e affascinante lavorazione dell'oro e delle pietre preziose. La storia gli dà la forza di andare avanti, anche se l'economia in questo momento gira poco, ma offriamo tanta di quei prodotti che al borgo lì si va a acquistare per forza. Napoli, Torre del Greco, con i suoi corali e camei, e infine Marcianise, con il consorzio del Talì, rappresentano l'ossatura centrale economica e produttiva del quarto distretto orafo in Italia. Oltre 2.300 le imprese, unica realtà del Mezzogiorno che resiste alla concorrenza degli altri poli del Nord. Ma le difficoltà non mancano. Sono due, la bottega scuola che deve consentire al settore il cambio generazionale ed una maggiore internazionalizzazione con aiuti istituzionali attraverso sgravi contributivi e sgravi fiscali. Anche la contraffazione, una piaga truffaldina che non risparmia il settore. Io per primo ho subito anche da parte di un'azienda, cioè sicuramente non campana, una contraffazione sia del logo sia del nostro prodotto. La contraffazione pesa su un artigiano che comunque ha una sua creatività, una sua immagine di prodotto. Insomma, una tradizione secolare che guarda al futuro di nuovi mercati internazionali, nonostante le criticità quotidiane. Scuole